Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua anche stasera per una nuova diretta Facebook. Questa è una settimana molto, molto intensa perché è già la terza diretta Facebook che stiamo affrontando, la prima lunedì sera, la serata che ci ha parlato un po' dei sogni e del sonno. La serata di ieri sera che è stata invece con le dottoresse Giulia Stuani e Giusy Daina e ci hanno parlato di questo nuovo servizio che sta partendo in ASPIC, che è legato ai ragazzi bocciati e rimandati. E stasera invece parleremo di costellazioni familiari. La settimana non finirà qui per quanto riguarda gli appuntamenti con ASPIC, perché domani sera ci sarà presso la nostra sede la serata sul mondo dei sogni, dove ci sarò io come relatore. E poi venerdì sera, sempre in presenza in ASPIC, avremo la serata sul sonno e l'insonnia. E poi addirittura domenica online saremo di nuovo con Anna Ercoli con le costellazioni familiari. Quindi torniamo alla tematica di stasera, le costellazioni familiari, e siamo stasera, e per me è un grande piacere, avere qua Anna Ercoli, laureata in psicologia, formatrice in ambito legato allo sviluppo e alle risorse umane, e anche consulente con approccio olistico. Buonasera, Anna. Ciao Carlo, buonasera a tutti, è un vero piacere essere qui e parlare di costellazione familiare. Ti devo fare una confidenza. Parlo Dimmi. di tante cose, non ho mai parlato di costellazioni familiari, nonostante ci lavori da 20 anni, pensa. Quindi questa sera per me è veramente emozionante perché delle volte i temi sono molto diversi, anche perché frequentando ambienti aziendali, scientifici, medici, eccetera, eccetera. Le costellazioni familiari delle volte vengono un po' accantonate. In realtà io ci lavoro da quasi 20 anni ed è un'attività che io amo profondamente perché mi ha dato tanto dal punto di vista della crescita personale di poter sostenere persone che poi vogliono fare costellazioni familiari. Quindi per me oggi è veramente una cosa importantissima e sono Eh sì, felicissima. ma anche Comunque. perché tu sei una donna molto dinamica, secondo me, sei molto legata ad un ambito dell'azione, no? Tu muovi tantissimo anche da un punto di vista energetico e stasera ne parleremo. Quindi, secondo me, soltanto limitare al parlare, no, di costellazioni familiari credo che sia una cosa abbastanza riduttiva, perché le costellazioni familiari poi vanno, secondo me, proprio vissute, no? Bisogna fare proprio esperienza di questa, possiamo definirla, Metodologia. Questo metodologia, metodo, sì, strumento. Allora, strumento che permette ovviamente di poter portare alla luce diverse cose, ma andiamo a scoprirlo, sì, insomma. esatto. Vuoi infatti parlarci un po' di che cosa sono le costellazioni familiari? Allora, le costellazioni familiari hanno la loro origine negli anni 80, nel XX secolo, quindi ormai sono abbastanza conosciute. E ovviamente sono state portate alla luce da Bert Hellinger. E Bert Hellinger era uno psicologo, era un teologo, era un pedagogista e diciamo che lui non è partito da una teoria vera e propria. Ha acquisito diverse teorie, ma lui partiva dalla visione di dover aiutare gli altri e quindi automaticamente, mano a mano che stava in mezzo alla gente, perché lui è partito come prete. Ha lavorato in Africa con gli Zulu e lì aveva cominciato a comprendere quanto è importante la forza della famiglia. Poi è ritornato in Europa, si è spretato, ha iniziato a studiare psicologia, eccetera, eccetera, fino a portare alla luce le costellazioni familiari. Lui è iniziato appunto dalla psicoterapia e quindi dalle dinamiche proprio sistemiche, per poi passare allo studio dei movimenti dell'anima, per arrivare poi al movimento dello spirito e quindi allargare sempre di più la coscienza, rendendolo più inclusiva. Quando lui, ad esempio,
all'inizio proprio dei suoi lavori, parlava per esempio di qualcuno che aveva abusato di un bambino, lo estrometteva dal sistema, ma aveva visto che poi a livello generazionale successivo la cosa si ripeteva. Allora poi con il movimento dell'anima, quindi con un salto della sua conoscenza attraverso la sua ricerca, che era una ricerca praticamente collegata a un sistema di fenomenologia, a questo punto ha cominciato a includere, facendo assumere la responsabilità a chi doveva pagare il prezzo, però includendoli e non escludendoli, permetteva di salvare le generazioni successive per non far ripetere ciò che magari poteva ripetersi nel sistema. Quindi che cosa sono le costellazioni familiari? Le costellazioni familiari è un approccio che studia le famiglie. Si parte sempre dalla propria famiglia di origine, composta innanzitutto da un uomo e una donna, no? E quindi da un sottosistema relazionale, fatto di una relazione sentimentale che poi sfocia in una relazione genitoriale quando arrivano i figli. E dopodiché c'è un altro sottosistema che è legato proprio ai fratelli, che all'interno di un sistema creano la famiglia e ogni individuo viene influenzato l'uno dall'altro, e questa è la famiglia di origine. Poi abbiamo una famiglia legata al transgenerazionale, cioè a nonni, bisnonni, che ovviamente ogni coppia porta all'interno di una relazione, e anche quelli hanno un'influenza sulla coppia sentimentale, dopodiché la coppia genitoriale, perché poi alla fine si è visto che molto spesso degli schemi vengono ripetuti fino ai figli, dopodiché c'è un'evoluzione della famiglia, i genitori si invecchiano, i figli crescono, formano delle nuove coppie, i nonni diventano presenze, però la famiglia va avanti e quindi le generazioni vanno avanti all'interno di un contesto che si modifica nel tempo. Quindi le costellazioni familiari possono essere considerati nel cappello della psicologia olistica, perché, tra virgolette, prende in considerazione anche gli aspetti spirituali di un individuo, ripeto, inserito dentro un sistema, ma che può allargare la sua consapevolezza anche in termini verticali e non soltanto orizzontali. Non so se sono stata chiara. Sì, quindi insomma parliamo di una tecnica che prende in considerazione tutta una parte relazionale, chiaramente, una parte relazionale e una parte familiare, in questo caso, che non è soltanto legata al, non so, proprio compagno o la propria compagna, ma stiamo parlando di famiglia di origine, fino ad arrivare anche al trans, no? Quello che c'è oltre. Stiamo parlando di un rapporto, mi pare di capire, anche con il corpo, infatti questo volevo chiederti, e anche di una parte legata allo spirituale. Quindi io spesso dico che quando vogliamo raggiungere e vogliamo cercare di ottenere quella che è l'armonia, il lavoro deve essere su tutti questi aspetti, no? Un lavoro sull'ambito corporeo, un lavoro sull'ambito psicologico e di tipo relazionale, e chiaramente un lavoro anche in un ambito spirituale. È giusto? Assolutamente sì, impatta, io dico sempre che impatta sul corpo, sulle emozioni, sull'aspetto cognitivo dell'individuo che ovviamente entra, fa esperienza di costellazioni familiari, e visto che quando si fa gruppi di costellazione familiare si lavora sul movimento dell'anima, quindi questo movimento dell'anima impatta sul cognitivo, impatta sull'emozionale e impatta nel corpo. Quindi vengono messi in evidenza, vengono toccate tutte quante le parti che compongono un individuo, sapendo però che questo è interconnesso con uno spirito più ampio, universale, perché siamo tutti interconnessi. E Ellinger, io ho avuto la fortuna di seguirlo per quasi 10 anni, devo dire che è stato veramente un individuo che ha dato molto
per espandere la propria coscienza affinché la nostra consapevolezza possa essere una consapevolezza di inclusione e di accettazione delle diversità. Quindi questo è estremamente importante. È ovvio che io dico è uno strumento che favorisce, certo, che favorisce soprattutto le, diciamo, la capacità di guardare con occhi diversi da altri punti di vista che non sono solo sul piano psicologico, ma si integrano perfettamente con chi fa counseling, chi fa psicoterapia, chi lavora anche in psichiatria. Però ricordiamoci che le persone che fanno costellazioni familiari è preferibile che non utilizzino psicofarmaci. Infatti personalmente ritengo che mentre Ellinger se lo poteva permettere di fare dei gruppi senza nessun tipo di colloquio, io nel mio piccolo dico bisogna fare prima i colloqui per vedere se le persone sono pronte ad affrontare un certo tipo di strumento come le costellazioni familiari, perché bisogna saperle, saperle conoscere, interiorizzare, comprenderle, perché il lavoro è molto profondo. Anna, allora, volevo approfittare per salutare alcune persone che ci stanno scrivendo. Daniela, che ci ha detto che finalmente riesce ad esserci stasera e che l'hanno sbloccata da Facebook, quindi ci fa molto piacere che sia presente stasera. Michela Piani, che anche lei è riuscita ad entrare. Renata, che è la presidente dell'UNESCO di Udine, quindi ci fa molto piacere che Renata sia presente stasera. Sabina, Laura e poi c'è Luisella e Barbara. C'è anche Miki che ormai è un'affezionata perché partecipa a moltissime delle nostre dirette. Quindi grazie a tutti voi della vostra partecipazione. Anna, io volevo approfondire con te. Tu hai parlato prima di Ellinger, hai detto che lo hai conosciuto. Che ricordi hai di lui? Allora, una persona, mi viene da dire, un istintuale intellettuale. In che senso? Istintuale intellettuale. È un uomo che faceva molto, agiva, era in azione, muoveva, no? Contemporaneamente aveva un cognitivo estremamente raffinato. Io mi ricordo che andavo tanti anni fa a Roma e lui molto spesso faceva questi incontri di circa 500 persone e quando parlava toccava l'anima di ognuno. Non so se ho reso l'idea, perché sì, ci sentivamo tutti in una frequenza, la nostra cambiava, è come se ci faceva volare, no? E devo dire che era molto anche duro, non era accogliente, era un padre severo che voleva, però si sentiva che amava i propri discenti. Io mi ricorderò sempre che al settimo anno, io alzai la mano e dissi: ma tutti gli anni ci fa lavorare su mamma, papà e il mondo, perché ci faceva fare una mini costellazione, poi spiegherò la metodologia. E lui, lì amorevolmente, mi disse: quando lei farà le costellazioni familiari, capirà che tutto inizia da mamma e papà. E E quindi continua per tantissimo tempo, forse per tutta la vita, no? E per tutta la vita. Diciamocelo. Se è da mamma e papà, lei si immagini, allora c'è il concepimento, ci sono i 9 mesi, c'è il parto, pensi con la mamma quanto rapporto c'è l'allattamento, c'è poi molto spesso un movimento interrotto e quindi iniziano le ferite e quindi tu le devi integrare, perché tu possa ritornare in connessione con la tua anima, ciò che ti anima, per manifestare nel mondo ciò che sei e dare un servizio al mondo. Perché nel momento in cui noi ci siamo nella nostra interezza, offriamo qualcosa di unico, perché noi siamo pezzi unici.
Da quella volta non ho detto più nulla, poi ho iniziato a fare le costellazioni familiari e in effetti delle volte quando mi dicono a me ma sempre mamma e papà, gli ripeto la storia che ho sentito. Giusto, giustamente. Perché molto spesso nella crescita personale noi andiamo dagli operatori, no? Che ci danno degli stimoli per poter crescere. Però noi pensiamo sempre a un approccio di tempo lineare. E quindi dice, l'ho già fatto. In realtà la crescita personale si basa su un tempo circolare. E quindi delle volte certe situazioni ritornano, ma ritornano con sfaccettature diverse, con situazioni diverse, con modalità diverse, e tu sei in una fase diversa della vita. Quindi nel momento in cui io metto in scena mamma e papà a 20 anni, non sarà mai il mamma e papà di quando avremo 40 anni. La consapevolezza è cambiata e quindi anche i nostri rapporti con i nostri genitori cambiano sempre di più. Mi viene da dire che il tempo è a forma di spirale più che circolare, no? Perché ritorniamo, ma ogni volta magari riusciamo a fare un passettino in più e a crescere, no? E questo ci permette davvero di andare, non so se sei d'accordo, di andare oltre. E infatti quando la disegno è una spirale, non è più. Eh sì. Esatto, esatto. Però noi siamo abituati a stare, no, quando disegniamo, a stare su un piano non tridimensionale ma bidimensionale, quindi disegniamo giustamente un cerchio. Mi piaceva ritornare... Posso un attimo salutare Renata? Perché certo. Renata, l'ho sempre sentita, telefono, eccetera, eccetera. Renata, io sono qui, purtroppo non ti vedo ancora. Molto, speriamo che adesso che è passato Covid prima o poi ci incontreremo. Ecco Renata, ciao! Sì. Scusami, ma di nulla, no, no. Speso l'incontro, capito? Certo, eh sì. È bello perché poi vedi, queste situazioni servono anche un po' a questo, no? A ritrovarsi, a sentirsi. Mi ricordo che la stessa Renata, così come molte delle persone che partecipano stasera, hanno partecipato, ti ricordi quando abbiamo fatto i nostri laboratori durante il lockdown, quindi sono stati momenti molto belli, no? Dove ci siamo uniti, abbiamo fatto qualcosa, secondo me, che ci ha dato delle opportunità, che poi tra l'altro faceva parte del titolo, no? Del tuo laboratorio, cioè, ci ha permesso di raggiungere opportunità nuove, insomma, no? Però qui devo ringraziare Aspiche, perché Aspiche è veramente nel tessuto territoriale e quindi è molto attento alla crescita, è molto attento al benessere, è molto attento affinché le persone possano comunque cercare di trovare il proprio posto, io dico, in questo spazio terreno. Quindi bisogna pure, quindi la ringrazio profondamente, perché ormai consulente da diversi anni con voi, devo dire che fate veramente un lavoro grandissimo e quindi bisogna dirlo e riconoscerlo, secondo me. Grazie, ti ringrazio a nome di tutto il direttivo di Aspic, chiaramente. Io volevo ritornare a una cosa che tu hai detto prima, che mi è piaciuta moltissimo. Quando parlavi di Hellinger, hai proprio, secondo me, trasmesso questa immagine. Io credo che ci siano poche persone al mondo che hanno la capacità di avere questo carisma tale da riuscire a trasmettere, perché parlano a livelli davvero molto alti, no? A vibrazioni davvero molto molto alte, e quindi c'è proprio la possibilità di raggiungere corde assolutamente inaspettate e di riuscire a raggiungere davvero un numero così alto di persone. Tu prima parlavi di 400-500 persone a questi incontri. Ti chiedo questo. Ci fai un po' un esempio di come funziona quella che può essere una, come chiamarla, una seduta, un incontro di costellazioni familiari? Sì. Sì, allora innanzitutto nascono perché si fanno prevalentemente in gruppo, ok? Sì. Quindi le persone si mettono sedute in modo circolare, ok? A un certo punto c'è ovviamente l'operatore che si occupa di costellazioni familiari che lascia una sedia vuota. Quella sedia vuota è ovviamente disponibile a chi vuole lavorare. La persona che vuole lavorare si mette accanto all'operatore
l'operatore solitamente la frase che dice è: qual è il tuo desiderio del cuore? Ovviamente, se tu conosci prima e sai già, hai già focalizzato insieme alla persona qual è il lavoro da fare, è molto più semplice e quindi di costellazione se ne fanno di più. Altrimenti si ascolta in modo molto breve, però. E a quel punto, a secondo del lavoro che bisognerà portare alla luce, il tema che riporta la persona, si scelgono delle persone. Queste persone si mettono all'interno di questo cerchio che si definisce campo, campo morfogenetico. Perché? Perché si inseriscono poi i rappresentanti, e quindi le persone scelte vengono chiamate rappresentanti. A questo punto i rappresentanti si mettono in una posizione sempre ovviamente in piedi, con le mani basse, con le mani giù. Chi deve fare il lavoro le posiziona, in modo che così si vede quale spazio e che relazioni entrano tra di loro. A quel punto le persone si muovono perché c'è il corpo, ecco qui il corpo fondamentale, che prende spazio e comincia a dare dei segnali. Segnali che possono essere di movimento, segnali che possono essere di rigidità, segnali che possono essere una testa che si alza, una testa che si abbassa. Ci possono essere persone che piangono, persone che ridono, si esprimono attraverso il corpo e la mente a quel punto abbassa il proprio pensiero perché è il corpo che si mette in azione. E a quel punto si inizia da un'immagine che la persona che deve lavorare dà, ok? A quel punto si inizia un processo di movimento, poi sta all'operatore, perché l'operatore, qual è la capacità dell'operatore che fa costellazioni familiari? È un trasduttore della cantina della persona. Si chiama cliente, Ellinger li chiamava cliente, che è accanto. Quindi è come se l'operatore si mette in connessione con il movimento dell'anima dell'altro e diventa, tra virgolette, un traduttore dei movimenti che si vengono a realizzare. A quel punto l'operatore, e qui ecco a tanti anni dove, tra virgolette, Ellinger ha investito tantissimo attraverso l'analisi transazionale, ok? Ci sono proprio delle frasi che si dicono, ma sono frasi collegate ai movimenti dell'anima, non sono frasi che si sentono tutti i giorni, perché ad esempio faccio un esempio, se io devo riprendere il posto di figlio, ok? E allora io mi metto in una posizione che sembra antica, ma in realtà è proprio riconoscere il padre, dove io mi inchino profondamente al cospetto di mio padre, perché lui è il grande e tu sei il piccolo. Molto spesso, sapete, nella vita di tutti i giorni ci sono questi ragazzi, per esempio, che hanno delle caratteristiche di arroganza, possono essere aggressivi e molto spesso capita che prendono il posto dei genitori. Sapete che nelle separazioni delle volte l'ordine dell'amore viene sconvolto, no? Quindi i genitori che magari diventano figli, i figli devono rassicurarli, oppure c'è una morte improvvisa di uno dei genitori, quindi si adultizzano e quindi perdono il ruolo di figlio e questo, diciamo, mette in disfunzione il rapporto, perché la forza, i genitori la devono prendere sempre da dietro, mai davanti. Davanti devono lasciare liberi i figli per andare verso la vita. E invece molto spesso i figli dicono: ti do la vita, no, aspetta, te la riprendo, no? Perché? Perché non prendono forza dai genitori, quindi non risolvono i problemi, i genitori non risolvono i problemi con i loro genitori e quindi molto spesso fanno disastri con i propri figli. Questo è un esempio che ti può far capire che la forza viene sempre da dietro. Il davanti invece deve essere lasciato libero perché i figli devono andare sempre di più verso la vita. I genitori danno, i figli prendono perché a loro volta possono dare quando loro avranno dei figli. Questo
Quindi si dice che i genitori danno amore incondizionato, mentre le relazioni affettive hanno amori condizionati. Perché? Perché in una relazione sentimentale c'è un dare e un avere. I genitori invece solitamente dovrebbero dare e nel momento in cui diventano anziani stanno nella presenza. Poi i genitori quando invecchiano bisogna aiutarli, però aiutarli come figli. Mi occupo dei miei genitori, non mi preoccupo come un genitore. Non so se ho reso l'idea. Sì, Mi occupo, ma non assolutamente. mi preoccupo. Perché altrimenti io mi metto nella posizione in cui non aiuto i miei genitori a prendere forza dal sistema che è dietro di loro. Beh, Quindi. allora, a me qui viene una domanda da farti. Prima volevo far presente che Luisella ci ha mandato un messaggio molto bello e quindi ci fa molto piacere questa condivisione da parte di Luisella, dove dice che le costellazioni hanno cambiato la sua vita in modo repentino. Una domanda che volevo farti, proprio riguardo a quello che tu dicevi, è dove da quello che tu dicevi, la parte posteriore, la parte da cui noi prendiamo la forza, no, di cui tu parlavi, ed è anche simbolicamente legata, immagino, al passato e ai nostri genitori, mentre la parte davanti è più legata al futuro e quindi a quello che noi andremo ad incontrare. E se c'è una problematicità in questo rapporto con le figure genitoriali, cioè questi genitori che in realtà non ci hanno amato, non ci hanno offerto amore, cosa succede in quel caso? Allora, ecco perché dico, qui può entrare molto bene la psicoterapia, per esempio, no? Perché ci sono delle ferite che molto spesso c'è bisogno di altri strumenti. Non so se ho reso l'idea. Io, per esempio, Certo. i lavori che faccio, che mi piacciono tanto fare, è quando le persone hanno fatto già un percorso di psicoterapia. Le costellazioni familiari allargano la coscienza, no? E delle volte mi dicono... Però potevo venire a fare costellazione e non investivo, metti conto, 5 anni. Io dico no, la costellazione scivola meglio. Perché? Perché tu già sei pronto, cioè c'è un terreno più, io dico, c'è un terreno lavorato. Poi le costellazioni che cosa hanno? Aprono il mondo dell'anima. E quindi molto spesso una psicoterapia... Può, se la persona non ha elaborato bene, può ancora continuare a colpevolizzare mamma e papà, no? Certo. Nelle costellazioni familiari, invece, ci si assume la responsabilità perché si dicono proprio delle frasi in cui tu hai preso già la vita. Ellinger diceva sempre: i tuoi genitori possono essere i peggiori, però nel momento in cui ci dovevano stare, c'erano, quando diceva nella vita, perché poi noi cresciamo ed evolviamo e ci possiamo prendere cura di noi integrando le ferite a poco e cercando di accettare, perché comunque le ferite possono anche essere dei buoni conduttori per evolvere, per crescere, per ricevere dei doni, perché ci permettono poi di essere più forti. Non so se sono stata chiara. Certo, Le ferite, assolutamente. siamo stati tutti feriti, chi è che non è Certo. ferito, chi è che non ha avuto traumi? Poi dipende dall'intensità del trauma. Io ultimamente sto anche facendo proprio degli approfondimenti, costellazioni e traumi, no? E devo dire che prende molto in considerazione il sistema nervoso e fa la differenza tra sistema nervoso centrale, sistema nervoso autonomo e anima. E quindi quando si mettono in scena per vedere a che punto è la situazione, l'importante è che il traumi non tocchi l'anima, perché se il trauma tocca l'anima, allora lì secondo me c'è da fare un lavoro ed è secondo me la connessione psicoterapia e costellazioni possono essere estremamente molto positiva, perché con le costellazioni familiari tu puoi vedere a che punto sei. E Certo, quindi certo. avere una visione proprio, mi viene da dire, più oggettiva, perché? Perché l'anima guarisce attraverso l'immagine. E le costellazioni danno immagini. E quando la tua immagine incomincia a vedere, è come l'altro giorno mi è arrivato studio una persona, no?
che si raccontava, cioè diceva sempre che sua moglie era estremamente molto aggressiva e se la raccontava. Allora gli ho detto, sempre facciamo una costellazione e vediamo a che punto è la situazione, no? La situazione era che lui aveva già staccato con sua moglie, no? Quando l'ha visto mi fa, è vero, io sono così, non voglio più starci, però ce la raccontava. Quando ha visto questo, gli ho detto, vedi? E lui dice, è proprio così, non so come fare per lasciarla. Aveva modificato Certo. la sua richiesta, il suo bisogno. Non so se ho reso l'idea. Quindi le Sì. costellazioni di Bello possono far vedere. Però, ripeto, bisogna avere persone consapevoli. Adesso ti racconto una cosa. Io facevo gruppi, arrivavano 60-70 persone illo tempore, ok? Poi a un certo punto ho capito che alcune persone venivano per moda, altre persone venivano per realtà. E ho chiesto all'universo, ho detto, universo, voglio che arrivino solo persone consapevoli che vogliono cambiare. 50% di tutto. Però adesso mi diverto perché vengono persone che veramente vogliono impegnarsi per un cambiamento. Ho reso l'idea. Sì, ogni cosa che dici sarebbe da approfondire con una domanda, Anna. Allora, ci sono un paio di interventi che ci sono stati che io prenderei in considerazione. Allora, Michela prima ci ha detto, prima di passare a Sabina, io passerei un attimo a Michela, perché ci ha detto, oppure ci hanno amato in modo sbagliato, no? Sempre parlando dell'amore dei genitori. Cosa diciamo a Michela? Michele, diciamo, Hellinger diceva sempre, è vero, i genitori delle volte fanno fatica a fare i genitori perché a loro volta sono stati feriti. Okay? E lui, ripeto, aveva appunto allargato la visione sui movimenti dell'anima per poi entrare nel movimento dello spirito e diceva, l'anima comunque ha detto sì a generare questo figlio. E quindi intenzionalmente, quando arrivano i figli, c'è stato un sì. E quel sì è collegato a un movimento di amore che molto spesso noi lo dimentichiamo. Perché dentro ognuno di noi c'è una parte comunque di amore e dobbiamo andarlo a riconnettersi perché l'anima è connessa con lo spirito universale. Lo spirito universale non c'è lotta, c'è amore. Non so se ho reso l'idea. Quindi Sì. ed è scavare, scavare, scavare fino a che noi possiamo accettare, e come c'era scritto l'altra che non mi ricordo, è pacificare con il Sì. passato. Ma oggi, ripeto, oggi con Covid c'è anche una sorta di movimento molto più veloce per comprendere certi tipi di argomentazioni. Perché? Perché noi ci siamo fermati e tante persone hanno incominciato a guardarci dentro e tante persone che fanno costellazione hanno incominciato a, prima di tutto, ad accettare ciò che è successo, dando a chi ci ha preceduto, lasciare a loro le loro responsabilità e noi prendendoci le nostre. Perché? Noi dobbiamo prenderci le nostre, perché noi molto spesso che cosa facciamo? Colpevolizziamo gli altri, vedi, faccio una pistola, no? In realtà guardate quante dita dovremmo vedere verso di noi, colpevolizzando gli altri, guardate. Guardiamo queste tre, guardiamo noi, perché se l'altro ci attiva, c'è qualcosa nel nostro vissuto che ancora non abbiamo risolto. Se no, non si attiva nulla. Quindi quando noi ci assumiamo la responsabilità e ci sono proprio delle frasi animiche che si dicono, come per dire ti riconosco, tu fai parte di noi, ma a te lascio la tua responsabilità e io mi prendo la mia. Perché molto spesso a livello generazionale, a livello transgenerazionale, grazie al fatto che noi siamo nati da questa famiglia, abbiamo dei debiti di riconoscenza e i debiti di riconoscenza delle volte vengono così definite, aspetta, tecnicamente come se noi ci prendessimo il destino di qualcun altro. E allora bisogna ridare all'altro il destino, riconoscendolo.
e noi dobbiamo proseguire per il nostro. Nel momento in cui lo riconosciamo, per esempio i suicidi sono, sapete, un tempo, oggi se ne parla un pochino di più, non si parlava, una persona in famiglia si suicidava e non si parlava. Non si parlava più di questa persona, ci si vergognava delle volte. Terza generazione, c'erano delle caratteristiche di quello che era morto suicida. Allora, per chi fa la costellazione, molto spesso è sciogliere questi irretimenti affinché io posso riconoscere quella persona che era stato negato dal sistema perché è vergognato. Invece no, bisogna accettare. Non so se ho reso l'idea. Quando ho accettato, torna alla luce, gli ridò luce, gli ridò un posto nel sistema, io mi sento leggero, io mi sento libero. E a quel punto io posso continuare a fare il mio cammino, ovviamente in base a quella che è la mia storia, il mio, diciamo, l'impegno che mi sono presa per tornare, per dare qualcosa al mondo. Non so se sono stata chiara. Sì. E, se ci sono delle persone che vogliono degli approfondimenti, a me in questo momento mi viene proprio in mente, chiedo alla regia se mi rimette la domanda di Sabina, perché parlava proprio di pacificazione e di accettazione. Lei chiedeva, si parla di pacificazione o di accettazione con i posteri quando ci si assume la responsabilità? Si parla di accettazione profonda per una pacificazione, perché si sente proprio la leggerezza. Perché quando una costellazione, diciamo, non è ancora di processo, ma proprio si scioglie, la prima cosa che noi percepiamo è una sorta di leggerezza. È come se avessimo tolto uno zainetto. Un peso. Questo peso che cosa dà? Dà la possibilità di aprire degli spazi nostri però, quindi libera energia nuova, perché io tolgo un peso e rilascio energia nuova. E quindi da dove viene questa energia? Dall'anima, perché l'anima se no è appesantita da tutti. Quindi noi più sciogliamo, più lei si libera, più noi manifestiamo e più noi ci sentiamo appagati e quindi pacificati con tutto quello che c'è dietro e quello che sarà davanti, e accetteremo la nostra vita in modo completamente diverso, perché tutto quello che capita dobbiamo sempre essere grati perché ci sta insegnando qualcosa. E invece delle volte, avendo paura, avendo piano piano invece dobbiamo elaborare e accettare. Infatti bisogna dire sempre sì, ok, andiamo, sì, e andiamo avanti, insomma. C'è Paola Pascolo che ti chiede un approfondimento sul concetto di occuparsi e di preoccuparsi, riferito proprio ai genitori. Questa è una cosa molto sottile, quando dico preoccuparsi. I genitori, la relazione genitori-figli è una relazione importantissima. È una delle cose in cui non dovremmo mai finire di lavorarci, come si suol dire, no? Perché delle volte, sapete, noi nasciamo in una famiglia, vogliamo bene, eccetera, eccetera, e poi dopo cresciamo, abbiamo i conflitti, delle volte passano anche dei mesi che non vediamo i nostri genitori, eccetera, eccetera. Poi si comincia, noi diventiamo adulti e i genitori cominciano ad invecchiare. Se non abbiamo fatto un passaggio da figli bambini a figli adulti, i figli bambini si preoccupano dei propri genitori. I figli adulti si occupano e accettano che il movimento della vita, e quindi fisico, si viene a deteriorare. Cioè e noi molto spesso non vogliamo vedere i nostri genitori che invecchiano. E quindi mi preoccupo, non mi occupo. E quando noi vogliamo vedere i genitori come erano, che magari ci facevano, ci sgridavano, eccetera, eccetera, quante volte ho sentito donne o uomini che si arrabbiano con i propri genitori che hanno 84 anni, che non reagiscono come se, e tu dici, scusa, ho 84 anni, il livello motorio rallenta, eppure non lo vogliono vedere. Allora mi preoccupo invece di occuparmi e accompagnare, e lì
Nel momento in cui noi poi dobbiamo fare i conti con la perdita dei nostri genitori, ci preoccupiamo perché ancora siamo, tra virgolette, figli bambini piuttosto che figli adulti. I figli adulti, Ellinger diceva sempre, quelli che diventano padre e madre di se stessi e quindi possono lasciare andare i propri genitori. E quindi si possono occupare, non più preoccuparsi. Perché? Perché loro comunque continuano a dare e noi continuiamo a prendere anche in quei momenti più delicati dove loro invecchiano, se siamo come figli. L'altro giorno mi è capitato un medico di prima linea, una dottoressa che è stata in prima linea con Covid, e mi diceva: Sai, Anna, sono molto preoccupata perché siamo stati a mille in questo, cioè il cortisolo ce l'abbiamo fino alla punta dei capelli. Adesso praticamente c'è un momento in cui noi siamo molto preoccupati, infatti l'azienda sanitaria ci metterà a disposizione diversi psicologi per poter. Dice però io ho paura di avere il crollo. 3 giorni dopo viene a sapere che suo padre ha un cancro importantissimo al sangue e la madre ai polmoni, no? D'amblè. Voi sapete quale consiglio ho dato a questa ragazza? Provate a dirlo, scrivetelo. Questa donna, giovane donna, 35 anni, una ragazza molto molto giovane. Secondo voi che cosa gli ho consigliato di fare? Vediamo se qualcuno scrive e poi dopo io ve lo dico. Al di là che Cercate. questa ragazza aveva incominciato, scusate, a diventare una figlia adulta e non più figlia bambina, eh? Quindi scusate, mi ero persa un pezzo, ha incominciato proprio a diventare figlia bambina, figlia adulta e ha lasciato, bravissima. Luisella dice prenditi cura di loro. Assolutamente, io ho detto prenditi cura di loro e fagli fare quello che gli interessa, quello Di che gli lasciare che piace. accada. Quello che gli piace. Infatti lei organizza pranzi con la sua famiglia, non sta a pensare perché nel momento in cui loro dovranno lasciare questo pianeta, e quindi andranno verso una nuova vita, lei porterà queste esperienze conviviali, di condivisione, di piacere, e questa sarà la sua ricchezza per poterlo dare a chi verrà dopo. A me viene da aggiungere, Anna, quello che tu dicevi, no? Anche da un punto di vista psicologico, che in effetti nel concetto di occuparsi c'è proprio il prendersi cura di qualcosa che sta succedendo in quel momento e quindi io mi occupo di quella cosa che arriva, no? Ma nel momento in cui io mi preoccupo, cioè vuol dire che metto anche in campo tutta una ansia. No? Tutta una, appunto, lo diciamo sempre, no? Una preoccupazione per qualcosa che non è ancora arrivato. Infatti, come diceva prima anche Daniela, aveva scritto, Dani scriveva lasciare che accada, no? Cioè la preoccupazione non ti fa stare nel lasciare che accada, ma tu già cominci a preoccuparti per quello che può succedere, no? E per quello che in quella situazione io posso andare ad incontrare. Però poi non vivi quello che è il tuo presente in quel momento, no? Perché vivi in uno scenario che non è lo scenario legato al presente che stai incontrando in quel momento. Infatti, bravissimo, hai detto una cosa saggissima, Carlo. Vabbè, ma tu lo sei proprio. Grazie, ci vogliamo molto bene, io e Anna ci vogliamo molto bene. È proprio quello, stare nel qui e ora, perché poi non sappiamo mai cosa la vita ci riserva. Non possiamo fare i conti con la vita, noi dobbiamo fare i conti con noi stessi e con le relazioni. Ed è importante stare nel qui e ora e accompagnarli, ma stando nel qui e ora, non pensando che se ne dovranno andare. Perché? Perché è in quel momento che io mi riempio, è nello stato presente che posso assorbire la bellezza del tempo trascorso. Michela dice, proprio bello questo concetto, in tutta onestà, usando il tempo a preoccuparmi,
dei miei genitori perché non volevo lasciarli andare, ho perso attimi belli vivendo nell'ansia e rimanendo figlia bambina. Credo che sia proprio una sintesi perfetta, no? Di quello che abbiamo detto. Ecco, le costellazioni ci permettono di vedere a che punto noi siamo arrivati, tant'è vero che ci sono proprio delle costellazioni dove si mettono in scena la funzione femminile, la funzione maschile e il bambino interiore e vedere quale ancora funzione deve essere ovviamente equilibrata. E quindi nel momento in cui abbiamo questo tipo di visione andiamo a recuperare le nostre relazioni genitoriali. Quindi, ad integrarle, a poi alla fine a lasciarle andare, no? Perché i genitori hanno proprio, guardate, al di là della struttura di personalità, tutti quanti abbiamo un'anima, quindi la personalità è quella incarnata, l'anima è quella che ovviamente può dirigere, e quindi se recuperiamo quest'anima. L'anima dei nostri genitori vogliono che noi ci realizziamo. La struttura magari di personalità impedisce di farlo, ma se il genitore, tra virgolette, si prende cura di sé e quindi elabora, ciao Anna, elabora, automaticamente lascia fluire e vogliono i genitori che i propri figli si realizzino. Eh sì, assolutamente. Salutiamo Assolutamente. Anna che ha mandato un interessante commento. Occuparsi significa prendersi cura, rassicurarsi, assumersi la responsabilità. Anna, ci sono tantissime, eccolo, anche questo, la responsabilità e il potere di modificare la propria vita. Eh sì. Ci sono tantissime domande, tantissimi interventi. Anna, stai stimolando tantissime persone a fare domande. Io vorrei tornare un attimo indietro ad alcune domande che erano state fatte soprattutto da Dani, e non so se è opportuno rispondere un po' con quello che tu dicevi prima, cioè quando hai parlato proprio anche della psicoterapia, cioè Dani ad un certo punto scrive: e i bimbi che sono stati violentati o quasi uccisi dai genitori, cosa possono fare? Oppure, e la domanda, e poi anche il post successivo, ma come possiamo lasciare la responsabilità ad un genitore che minaccia di suicidarsi? Cioè, in queste situazioni così terribili, voglio dire, no? Così traumatiche, secondo te, le costellazioni possono intervenire un po' come dicevi tu prima, in associazione a quello che è un percorso chiaramente di psicoterapia, immagino, no? Assolutamente sì, e devo dire una cosa, ci dovrebbe essere anche lo psicoterapeuta presente, perché in Alla modo che costellazione? se parliamo di questi casi abbastanza impegnativi, perché anche lui possa vedere per poter aiutare, ovviamente, la persona che ovviamente ha subito questi traumi. Ripeto, traumi che toccano l'anima. Ellinger, quando parlava di bambini, io sto sempre male quando succedono queste cose e anche quando parlo di questi argomenti mi tocca il cuore. È come se fossero uccisi. Lui parlava di bambini uccisi quando vengono, tra virgolette, violentati in un certo modo, no? E perché l'anima si congela e l'anima praticamente non risponde, quindi deve riattivarsi e lì ci vuole tempo e delle volte quel tempo, delle volte non basta nemmeno una vita, diceva. Quindi lavorarci è estremamente importante e riattivare il movimento dell'anima è fondamentale affinché il bambino che poi diventerà adulto possa integrare una ferita così importante, altrimenti c'è il rischio che si ripeta, magari non alla generazione successiva, ma a quelle ancora dopo. Allora, ma come possiamo lasciare ad un genitore che minaccia di suicidarsi? Madonna, che Quello che domande dicevamo. toste, ragazze! Oh, ma come Ma qui possiamo? abbiamo. Ad un E qui genitore abbiamo. che minaccia di suicidarsi, allora, lì bisogna vedere la persona che questo
bisogna vedere la persona che decide e vuole suicidarsi. Allora, solitamente quando lo dicono, un tempo si diceva lo dicono e non lo fanno. Oggi vi posso dire che è cambiato il periodo. Quando lo dicono, bisogna avere e tirare fuori le antenne. Le antenne, assolutamente. Assolutamente, non è più come una volta, perché una volta si parlava ed effettivamente non si faceva, adesso si parla e si fa. Quindi alzare le antenne, ok? L'altro aspetto, quando c'è un suicidio per le costellazioni familiari, c'è sempre stato un suicidio precedente, perché la storia si ripete. Ed ecco perché è estremamente importante riconoscere chi ha deciso di uscire dalla scena della vita in questo modo e le persone che rimangono, quindi sono le persone che magari non si sono rese conto, oppure se se ne sono rese conto non hanno portato attenzione, quindi voi immaginate i sensi di colpa, eccetera, eccetera, elaborazione di sensi di colpa importanti, però. Se si lavora sui movimenti dell'anima, si è visto, e io l'ho visto dalla mia esperienza personale, che le persone a poco accettano perché aprono la loro consapevolezza ai movimenti dell'anima e quindi non rimangono incastrati nell'identificazione di quello che è successo. È come per dire, allargo la finestra, allargo la visione. Io faccio fare sempre delle ricerche, tra virgolette, transgenerazionali. Perché qualcuno ci sarà. L'ultima volta mi è capitata una signora che la sua figlia 21enne si è suicidata e ovviamente lei è venuta da me dopo 6 mesi di questa situazione, me l'aveva mandata un'infermiera a cui io avevo fatto dei corsi di formazione all'interno di una casa di cura. E ovviamente parlando, dopo diversi tempo che ci vedevamo, per integrare ovviamente questa perdita estremamente importante, le ho detto. Ti chiedo di fare una ricerca. Non si è suicidato nessuno, eh? Dopo 4 mesi mi dice: hai ragione, c'è un caso di suicidio nella mia famiglia. Dice: non lo dirò mai a mio marito perché sennò mio marito se la prende con me. Quindi sì, la storia si ripete. Come evitare questo? Come evitare questo è portare attenzione, lavorare su di sé, riconoscere. Ma non mai vergognarsi del nostro sistema. Un suicidio, io dico sempre, va riconosciuto. E poi ognuno si assume la responsabilità. Non so se ho reso male. E chi rimane deve elaborare prima di tutto il distacco, poi i sensi di colpa. Le paure, i sogni, Carlo, che molto spesso si attivano in questo caso. Eh sì. No, non ti preoccupare, Dani, non stai messa male, non ti impressionare. Non è, no, non, non, no, quello no, perché altrimenti cambiamo argomento, parliamo di. Parliamo di Parliamo di anima e quindi anima, andiamo. leggeriamo, perché comunque veramente chi fa costellazione familiare, chi lavora sui movimenti dell'anima, chi poi entra in una coscienza più ampia, capisce che anche quel gesto aveva un suo perché, un suo senso. E quindi non andiamo a impaurirci, non attiviamo le paure, attiviamo invece ciò che è cercando di capire per noi che cosa ci ha dato quel gesto fatto magari da una persona che amavamo tanto. Non andare a vedere quello che ha fatto lui. Lui è così, ma a te che risonanza ha fatto? E lavoriamo sul distacco e lavoriamo sul senso di colpa, perché quella persona ti sta dando l'opportunità di crescere. Ti dispiace, però evolvere la propria vita, assolutamente. Assolutamente. Anna, come ti dicevo prima, ci sono una infinità di commenti e soprattutto abbiamo preso una strada stasera che non, io non mi aspettavo, perché alla fine siamo
siamo arrivati a parlare davvero di tematiche anche molto forti, no? Abbiamo parlato adesso di quello che è il rapporto con i genitori, siamo arrivati a parlare anche di situazioni traumatiche fino addirittura alla morte e alle violenze e al suicidio. Io vorrei un attimo spostare invece l'attenzione, visto che tu stasera l'hai nominato spessissimo e fa parte anche un po' del titolo, no? di questa serata, Costellazioni familiari alle radici dell'anima. E tu stasera l'hai nominata tante volte, l'anima. Ciò cosa... che ci anima, anima, ciò che ci anima, ok? Sì, ciò che ci anima. Che visione tu, lo so che ti faccio una domandona, ma che visione hai tu dell'anima? Allora, io ho una visione dell'anima in cui ci sono i contenuti dei significati che dobbiamo portare a manifestazione. È un potenziale, diciamo, no? Che nel momento in cui noi veniamo su questo pianeta Terra, è lì un seme, ma ricco di cose fantastiche e meravigliose. Quindi l'anima poi mano a mano si dispiega, e se ovviamente abbiamo anche una struttura di personalità funzionale, noi riusciamo a portare alla luce delle cose veramente belle da offrire agli altri, piccoli o grandi che siano, non so se ho reso l'idea. È ovvio che chi si occupa degli altri, ecco, questo è fondamentale, chi si occupa degli altri deve lavorare su se stesse. Io vi posso garantire che è dall'età di 19 anni che lavoro su di me, e oggi ho 61 anni e continuo a lavorare su di me. Per quale motivo? Perché se ci vogliamo rinnovare e abbracciare anche chi viene dopo, noi dobbiamo essere capaci di lasciare sempre qualcosa di vecchio a favore di qualcosa che è nuovo. E noi che ovviamente incominciamo ad invecchiare, possiamo comprendere molto meglio i ragazzi, perché i ragazzi portano l'anima del futuro. E quindi se io mi aggiorno, mi collego molto di più facilmente con chi viene dopo, e con l'esperienza che mi porto dietro posso dare, e quindi posso contribuire, io dico, a dare delle buone radici per volare. C'è un bellissimo libro di costellazioni familiari che io consiglio sempre, che è più semplice, non è scritto da Ellinger, anche se Ellinger ha scritto dei libri meravigliosi, ma delle volte molto filosofici e delle volte anche un po' complessi. Allora consiglio sempre Senza radici non si vola, di Ulsamer, casa editrice Crisalide, perché è scritto in modo molto semplice e lì spiega tutto, dai suicidi, omicidi, di tutto di più, delle guerre. E io in questo ultimo periodo, devo dire la verità, sono sempre stata molto attento ai linguaggi, no? Perché con la pandemia si utilizzavano dei linguaggi di guerra. Pensate che questi linguaggi di guerra, ovviamente io non ho fatto la guerra, tu Carlo non hai fatto la guerra, eccetera, eccetera, ma andavano in risonanza perché? Perché noi abbiamo dei nonni che hanno fatto la guerra. Ma la pandemia non è una guerra, è un altro modo magari di perdere le persone, però dobbiamo trovare il linguaggio. E lo Stato ha associato alla guerra, ma non è una guerra. E quindi si sono attivate tutta una serie di situazioni, perché, parliamoci chiaro, un tempo c'era il pericolo della bomba che ti distruggeva casa. La pandemia, noi siamo state a casa e delle volte ci siamo anche ingrassate perché mangiavamo pure un po' di più. Avevamo internet, avevamo... cioè, capite che i linguaggi bisogna saperli gestire? Invece, delle volte la guerra, allora cominciamo a pensare, oddio, allora bisogna andare al supermercato, bisogna fare, bisogna prendere più cibo, bisogna, cioè, capito? Cioè, si agiscono poi dei comportamenti che sono stati agiti da chi ci ha preceduto e noi non nemmeno ce ne rendiamo conto. Sì. E quindi mi arrabbiavo delle volte, dico no, non è possibile. Aspetta, prima di leggere la domanda di Crisalide,
Volevo dire in effetti una cosa, no? Per riprendere il concetto dell'anima che tu stavi utilizzando prima. Tu hai parlato proprio di, credo che sia fondamentale in tutto questo, quello che tu hai parlato di conoscere se stessi, fare un lavoro su se stessi, quindi l'aspetto della consapevolezza, no? Che è un'altra di quelle parole che tu utilizzi tantissimo. E poi mi piaceva l'idea, prima dell'inizio della diretta, stavamo parlando io e Anna e abbiamo proprio parlato dell'importanza delle radici, no? Prima dicevamo quanto è importante avere delle radici ben piantate a terra se una persona vuole salire in alto, vuole crescere, vuole spingersi a livelli di conoscenza maggiore, ma anche a livelli di spiritualità superiore, no? Perché un albero può spingersi in alto solo se ha delle radici forti sotto, no? Questo è il simbolo da tenere in considerazione. Molto spesso si pensa che un percorso spirituale ci porti a staccarci dalla realtà e da quella che è il mondo anche materiale, ma in realtà è tutt'altro, no? E tutto l'aspetto olistico punta assolutamente su questo. Non so se sei d'accordo, Anna, ma credo di sì. Assolutamente sì, in più io dico sempre, no? C'è un movimento orizzontale di manifestazione materica, no? E poi c'è un movimento verticale che invece è madre terra, padre cielo, come si suol dire, no? E questo è estremamente importante. Quindi quanto più io lavoro su di me, riconosco anche i miei avi e quindi sciolgo alcuni irretimenti, quanto più io accedo a livello di coscienza a una visione più ampia. E quindi la mia, come avevo già detto, la mia consapevolezza è una consapevolezza che include, non separa e accetta le diversità. Quindi quanto più io vado dentro di me, arrivo a fondo nella radice, nel seme, quello che mi ha, che c'è, tra virgolette, lo tiro fuori, emerge in una manifestazione dove comunque sono canalizzata a delle frequenze più alte. Ed è bellissimo, io dico sempre, un conto è abitare al primo piano, un conto è abitare al settimo piano. Perché al settimo piano ha una visione più ampia rispetto al primo piano, che sarà sicuramente, magari c'è quello che ha il giardino vicino, bellissimo e grazioso, ma è primo piano, secondo piano, terzo piano, si alza sempre di più fino ad arrivare al... Questo non significa essere di elite, perché quanto più la mia coscienza è espansa, quanto io più devo fare servizio e sviluppare umiltà. Che bello, bellissimo questo concetto. Volevo riprendere una frase che ha scritto Anna prima, Anna Degano, perché mi sembra una sintesi splendida di quelle che sono le costellazioni. Anna scrive: le costellazioni sviluppano la consapevolezza e la speranza di evolvere nella propria vita, salutando i propri genitori per abbracciare la propria vita e andare verso il mondo come unica via possibile per godere di noi. E credo che questa sia davvero un'ottima sintesi, no? Di quello che abbiamo detto fino ad ora. Tant'è vero si dice, c'è un debito di riconoscenza che parte dai nonni indietro, poi ci sono i nostri genitori e poi c'è la vita che dobbiamo prenderci. Quindi è segmentato, no? Nella linea del tempo, anche se il tempo è a spirale quando lavoriamo su noi stessi, come abbiamo già detto precedentemente. Anna, siamo online da più di un'ora. Diamo la parola, è volato il tempo. Diamo la parola anche a Crisalide, nome bellissimo che scrive. Vuoi leggere tu? Leggi tu. Buonasera, Vai, 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 vai. come nel mio caso ho conosciuto i miei nonni paterni, però non il mio nonno materno, perché la nonna non ha mai voluto rivelare chi era. Come si può sapere se ci sono stati dei precedenti suicidi, se nella parte paterna non ci sono stati casi? Non riesco, perché parliamo, perché la nonna non ha mai voluto rivelare chi era? Chi era chi? Come si può sapere se ci Chi sono era stati il nonno? il Allora, nonno? lei, se ho capito bene, come se noi non conosciamo
una parte di quella che è la nostra storia. Come facciamo a capire, insomma, questi agganci, no, di cui tu parlavi prima? Perché tu giustamente dicevi che il passato poi lo dobbiamo in qualche modo, i nodi che ci arrivano dal passato, dobbiamo in qualche modo no, cercare di sbrogliare, ma quando noi non ne siamo coscienti, consapevoli, allora come facciamo in quei casi? Spero di Allora, aver compreso la domanda di Crisalide. Crisalide, innanzitutto fare una costellazione familiare non è andare a vedere i nonni, i bisnonni, eccetera, eccetera, ma si parte da un sintomo. Ok? Se il sintomo, tra virgolette, necessita di mettere in scena quel nonno che nessuno conosce, comunque nel movimento dell'anima, perché mettiamo quel nonno non conosciuto, ha un movimento e l'operatore potrà decifrare che tipologia di movimento. Non so se ho reso l'idea. Ecco perché dico, non si parte dalla visione per il che il nonno è, perché ci può essere qualsiasi cosa. Ma ricordiamoci Certo. sempre che per fare una costellazione non si parte dai nonni che l'abbiamo perso, il suicidio, morto in guerra, eccetera, eccetera. Si parte sempre da un disagio e da un sintomo. E da quel sintomo poi che si mette in scena, a quel punto si vede cos'è prioritario, perché ricordiamoci sempre che quando si lavora con le costellazioni familiari, io dico sempre, è come andare nella cantina di un castello. Se tu accendi tutte le luci, vai in sconnessione e allora tu devi prendere la torcia e vedere quel pezzettino, ma quel pezzettino è connesso con un tutto che non possiamo permettercelo di vedere tutto insieme, altrimenti impazziamo, come si suol dire. E allora bisogna andarci piano piano, ma si parte sempre dal sintomo. E poi, tant'è vero, abbiamo fatto per esempio con gli adottati, no? Gli adottati si mettono anche il padre e la madre biologici, non sono conosciute, ma si vede il movimento, come si muove verso quel figlio che non l'ha potuto conoscere, ma sono stati adottati. Quindi ecco perché dico, il movimento dell'anima ci dà delle informazioni estremamente molto importanti. Non mi metto a raccontare qui le storie perché sennò sarebbe troppo lunga, però è estremamente interessante. Quindi fare una costellazione non si parte dal nonno che si è suicidato, no, assolutamente no, perché magari quel nonno nella tua individualità non tocca niente. Partiamo da un sintomo e da quel sintomo vediamo dove ci porta la costellazione. È un Sì. po' andare a prendere una torcia che è collegata con un tutto. Non so se ho È reso un l'idea. po', assolutamente sì, è molto vicina anche a una visione junghiana, per esempio, no? Jung non va mai nel passato così, giusto per indagare, un po' come invece faceva di più Freud, no? Che era, per lui era molto importante conoscere tutta quella che era la storia della persona. Jung partiva proprio dal disagio presente, per poi spostarsi, se serve, in quello che è il passato, con una finalità. Perché poi no, c'è questa visione teleologica, quindi legata al futuro, per poter vivere meglio quello che è il futuro. Quindi c'è proprio una connessione, no, tra il passato, quello che io sto vivendo in questo momento, si parte dal presente, si va verso il passato per affrontare in una maniera migliore quello che è il futuro. E quindi facciamo attenzione, non alimentiamo la mente che mente, stiamo nel corpo, sentiamo nel corpo, percepiamo nel corpo, stiamo nel corpo, perché il corpo non mente mai. Ecco perché molto spesso, io sono un po' didattica quando faccio le costellazioni, un po' le spiego, perché sennò le persone partono con un mentale, no? La mente mente, il corpo non Sì. mente mai. Bisogna stare qua, nel qui e ora, e vedere cosa succede ora. E nel qui e ora, Anna, succede che ci dobbiamo fermare, secondo me. Abbiamo superato. Spero soltanto che la risposta sia arrivata, se magari è, e poi dopo salutiamo. E Io Crisalide ci dà un feedback, adesso lo vediamo di capire se siamo riusciti a rispondere alla domanda che lei ci ha fatto. Intanto, Anna, io volevo ringraziare te per questa serata. È grazie a stata, te, secondo grazie a voi. me, una serata bellissima. C'è Elisabetta che ha scritto: che bella diretta, carica di vibrazioni.
Questa è una cosa molto, molto bella. C'è Michela che non ci vorrebbe lasciare, mi pare di capire. Quindi io ringrazio e ricordo che se volete partecipare alle costellazioni familiari insieme ad Anna Ercoli, ci sarà il prossimo appuntamento, sarà proprio questa domenica mattina, ma ce ne saranno anche altre. Perché Anna comunque organizza tutti i mesi delle costellazioni familiari, ci sarà in Aspic. Sono, allora, per il momento le costellazioni sono online, giusto Anna? Zoom. Zoom, questa sarà l'ultima, io dico costellazioni zoomate, poi passeremo Ok. sul territorio, quindi presso il centro vostro, in modo che così chi vuole partecipare è sempre ben accolto, come si suol dire. Eh sì, assolutamente sì. Grazie, Vitalide, sono contenta che è stato chiaro. È arrivata un'altra domanda, allora la risposta li do. Sì, le sedute di costellazione possono provocare turbamenti, sì, infatti si dice sempre, se domani hai qualche turbamento, hai bisogno di chiarimento, chiamami in modo che così posso spiegarti che cosa ti sta succedendo. Quindi diciamo che la costellazione non finisce. Un incontro di costellazione non finisce con quello che è l'incontro che è stato fatto, chiaramente. Continua, Allora, continua, continua a lavorare la costellazione. Grazie Anna, grazie a te e grazie al tuo grazie. gruppo di lavoro. Volevo anche ricordare che ci sarà una serata per chi vuole, per chi vorrà partecipare, ci sarà una serata, perché Anna fa anche parte, Anna Ercoli, la nostra Anna Ercoli fa parte del gruppo Aspic Olistico e domani sera ci sarà la mia serata sui sogni. Siete tutti invitati a partecipare, una serata a pagamento, ci sono ancora pochissimi posti a disposizione, però se qualcuno vuole può ancora iscriversi. La serata di Anna sarà giovedì 24 di giugno alle ore 19, sempre in presenza e sempre presso la nostra sede. Quindi chi vuole può contattare la nostra segreteria tramite il numero, mandando un WhatsApp per avere maggiori informazioni e poi la nostra Michela vi guiderà su quello che bisogna fare. Vi ricordo anche che tra una settimana avremo una nuova diretta Facebook. Come detto, questa settimana ne abbiamo avute tre, una di fila all'altra, ne abbiamo avuta una lunedì, una martedì, una mercoledì. Se avete voglia di riascoltarle, sono presenti nella nostra pagina Facebook, quindi basta soltanto cliccare per riascoltare la serata, oppure se l'avete persa potete tranquillamente ascoltarla. La prossima settimana invece parleremo di gruppi e la serata si chiamerà Riconoscersi nel gruppo. Ci saranno le nostre facilitatrici dei gruppi AMA, che sono Luisella Rosso, che è anche la coordinatrice dei gruppi AMA. Ci sarà Fabiola Grassi e Anna Vidoni. E poi parteciperà anche la dottoressa Lorella Flego, che è psicologa e che è la responsabile del gruppo di crescita personale legato alle dipendenze affettive. Quindi la prossima settimana ci sarà questo appuntamento come diretta Facebook. Io mi scuso con tutti se non siamo riusciti a leggere tutti i vostri commenti, ma stasera ci avete davvero inondato di commenti e ci ha fatto davvero molto piacere. Anna, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, Michela, volevo dare una risposta. Il 24 giugno è presenza, la domenica invece è Zoom. Ok. E che cosa dire? Io ringrazio tantissimo, spero di sia stata utile, perché secondo me essere utile è quello che mi gratifica di più, perché poi alla fine, man mano che si cresce, io dico, è bene mettersi veramente al servizio delle persone che vogliono veramente crescere.
ringrazio te Carlo, ringrazio Anna Tegano, che è sempre stata una persona che la conosco da un sacco di anni ed è stata la prima persona che ho incontrato che mi diceva che cosa dovevo andare, in quale lavoro, perché io non sono friulana, sono romana e venivo da Milano, e quindi la prima persona che ho incontrato è Anna Tegano, che poi mi ha permesso anche di lavorare con lei diverse volte e quindi le sono sempre molto molto grata. Veramente la prima persona che ho incontrato qui, che mi ha dato indicazione di che cosa potevo fare qui in Friuli Venezia Giulia. Vedi, Anna è stata il tuo passato, io oggi sono il tuo presente, vedi? Io ringrazio tutti i partecipanti, grazie delle domande. Grazie davvero, grazie. Veramente davvero. Spero di essere stata utile, vi bacio e vi do un grande abbraccio circolare. Io vorrei anche ringraziare Stefania Castro, la nostra tirocinante, che è stata dietro le quinte e ci ha aiutato e supportato dalla regia. E come detto, io vi do appuntamento alla prossima settimana con le nostre dirette di Aspic FVG. Quindi grazie ad Anna Ercoli e buona notte a tutti. Grazie Stefania!